Allora, dopo gara tra Real Quadrifoglio e Città di Pontine, è una sfida molto attesa per quanto riguarda l'esito di questo campionato. Da qui si poteva staccare l'una dall'altra e c'è riuscita Real Quadrifoglio. Voi ci avete provato con tutti i mezzi, soprattutto nel primo tempo. Domenico Capozzi, più conosciuto come Mimmo Capozzi. Noi non siamo partiti per vincere il campionato, noi siamo partiti, come ho detto io dall'inizio ai ragazzi, per mettere in difficoltà ogni squadra che ci veniva a affrontare. Oggi forse i ragazzi hanno sentito un po' troppo la partita, forse ho sbagliato io a caricarli troppo in settimana, ma per me la differenza tra noi e loro non è del risultato di 9-1, la differenza tra noi e loro è che loro hanno messo più grinta, tant'è vero che sul 9-1 strillavano, noi ci siamo un po' buttati giù e la colpa me l'assumo io, perché forse l'ho caricati troppo e non ho lavorato bene sulla testa dei ragazzi. Però ripeto, noi non siamo partiti per vincere il campionato, noi siamo partiti per dare fastidio a tutti, ragioniamo partita dopo partita, alla fine vediamo dove siamo, se siamo là sopra, tanto di merito ai ragazzi. Simone Genovesi, rispetto alla partita di 15 giorni fa, quando voi avete perso con la Littoriana, dove però avete mostrato un po' più di verve, soprattutto una reazione subito dopo il vantaggio della squadra pontina, voi vi siete subito ragionate, avete subito fatto il quadro della situazione, avete reagito. Quest'oggi ci siete riusciti in parte, forse però davanti, proprio Gianmarco Genovesi, tuo fratello, tra l'altro era poco assistito. Sì, assolutamente. La partita, tra l'altro, ti cercava spesso perché sa che sei dotato di un tiro dalla distanza non indifferente, soprattutto molto potente. Guarda, le due partite io non le considererei uguali, perché già hai spiegato te che siamo entrati con un'altra testa dopo aver preso il primo gol. Sì, perché siamo andati in svantaggio di 1-0. Questa partita, vabbè, io faccio i complimenti al Quadrifoglio, che è un'ottima squadra e per me vincerà il campionato, è una buonissima squadra. E noi siamo venuti qua con la voglia di giocarcela, è andata male, all'inizio siamo mangiati 2-3 gol dopo il vantaggio loro e poi hanno dilagato. Però ci sta. Al di là comunque del risultato, della sconfitta, che cosa però rimane anche di buono, se di poco, proprio qui poter ripartire, risettare il tutto e pensare subito alla prossima partita? E di buono rimane i primi minuti e anche gli ultimi, che abbiamo creato un po' di gioco. Nella parte centrale della partita siamo stati, non abbiamo giocato, abbiamo sofferto il campo, noi comunque giochiamo su un 20-40, questo è un campo piccolo, non ci permette di fare certe cose che vogliamo fare. Tra l'altro tu lo conosci molto bene, la scorsa stagione eri proprio qui in questo impianto. Sì, io ho giocato qua con le Cositi l'anno scorso e il campo è difficile. Il campo è difficile, ci devi allenare perché è un campo piccolo e è così, noi ci alleniamo su 20-40, quindi è complicata la cosa. Bene, grazie a Simone Genovesi. Un'ultima battuta con Mimmo. Lui ha dato un'analisi profonda, un quadro generale. Che cosa possiamo aggiungere? Che cosa però salviamo anche dopo questa sconfitta? Quello che salvo è la rabbia che ho visto dei ragazzi dentro lo spogliatoio, già proiettati per la prossima partita, perché ripeto, come ho detto prima, noi ragioniamo partita dopo partita e alla fine facciamo i calcoli. Complimenti a mister Marracino, perché ha veramente uno squadrone per questa categoria e purtroppo noi ce l'abbiamo messa tutta, ma loro sono stati superiori. Allora, uno degli artefici, anche se oggi in parte, però ha sempre voluto partecipare. Dalla panchina Portas, un successo voluto, soprattutto perché arriva dopo una settimana lunga di preparazione, ma soprattutto perché sabato, il turno precedente, non siete scesi in campo. Sì, sabato diciamo che siamo un po' rimasti male, che non abbiamo continuato a giocare e la serie magari positiva delle vittorie, perché comunque spezzi e non sai mai quando rientri che cosa può succedere poi il sabato dopo. La settimana è stata impegnativa perché abbiamo avuto più di qualche infortunio in casa, tra cui io, non ci siamo allenati un paio di giocatori per quasi tutta la settimana, però oggi siamo venuti qua con la testa giusta di far bene e penso che abbiamo dimostrato di poter meritare, diciamo, questa vittoria al 100%. Senti, non è facile tornare in campo, soprattutto preparare una sfida come questa, delicata, si viene, abbiamo detto, da una settimana di stop, non è facile, anche perché mantenere una concentrazione alta per così tanto tempo lungo, però l'approccio poi dagli altri non è mancato.
Sì, è stata una partita, non mi voglio sbilanciare troppo, perfetta, però una partita ottima, fatta dalla squadra, intensità altissima per tutti i 60 minuti, anche quando siamo entrati dalla panchina abbiamo dimostrato... Vogliamo sottolineare il fatto quasi perfetta, è quello che il mister da tempo comunque sta chiedendo. Sì, quasi perfetta, perché comunque poi magari qualche sbavatura c'è, facciamo... una partita da 60 minuti completamente in pressione, quindi può capitare a volte di trovarci fuori ruolo, ma se riusciamo anche a limare questi piccoli particolari penso che veramente sarà difficile per le altre squadre affrontarci, ecco. Bene, un saluto a San Germano, Portas, chiedo scusa, San Germano, eravamo già pensando a quello che è accaduto durante la partita, un infortunio che comunque sembra nulla di grave. Thomas Martino, sorridente dopo questa vittoria, ma sorridente più che altro per la prestazione, non si sbilancerà, noi gliela facciamo lo stesso la domanda, non si sbilancia anche per rispetto dei tesserati, magari da su altri lidi, ma qualcosa sta muovendo dietro le quinte. Sì, sì, come già ti dicevo prima, sicuramente ci saranno 4 acquisti di livello per migliorare la rosa, perché abbiamo visto in questa settimana ci sono stati degli infortuni e vogliamo fare un ottimo campionato. Presidente, mi permetta a questo punto, ma una squadra già così ben allestita, che cosa manca? Ci viene da ridere, ma non per lei. Guarda, a me mi conoscono parecchi, io faccio le sorprese e mi piace fare le sorprese specialmente a dicembre. Vedrete cosa vi regalo a voi tifosi del Cisterna. Allora, la prestazione è quella che si cercava da tempo. Sì, sì, ottima. Abbiamo subito, sono 2 partite che subiamo poco. La squadra sì, è nata per fare molti gol, fare gioco, come piace a me personalmente. La squadra l'ho creata con il mister, come piace a me. Però il mister, lo sappiamo tutti quanti, gli piace anche parecchio la difesa. E oggi ha risposto bene, squadra perfetta, vista in campo su tutti i ruoli, tutti i giocatori, perfetta. Beh, a questo punto l'analisi è a completa, attendiamo adesso la prossima partita, si lavora, intanto ci si gode questa vittoria, la prossima partita, ma soprattutto cominciare a guardare veramente a quello che è il mercato, a questo punto lo possiamo dire. Non sveliamo ancora niente, anche se qualche nome comincia un po' ad aleggiare, però giustamente per rispetto di società tesserati, questo è quello che è stato chiesto proprio da Thomas, giusto Martino? Giustissimo, giustissimo, per rispetto di tutti, per rispetto di altri presidenti, rispetto di tutti, anche i miei giocatori, perché giustamente il mercato si muove sia in entrata sia in uscita.